Ciao a tutti, come state? Spero bene. Lo so, scusate se non si fa sentire, non è contento, deve anche essere lui parte integrante del video. Però vabbè, torniamo a noi. Lo so, dovevo fare un video in esterna, quindi non in serra, dove vi parlavo dell'impianto a goccia. Però come sentite, adesso sta gocciolando, ma è da 2-3 giorni che c'è temporale, piove un sacco e l'orto è inagibile. Quindi ho deciso di registrare questo video. In questo video qua non parleremo di cose inutili, ma parleremo di concimazioni. Parleremo di concimazioni del concime che mi sono creato io, cioè non è che l'ho creato, ho trovato la miscelazione tramite tanti test e tanti esperimenti su come avere un concime liquido ottimale con grandi risultati in breve tempo. Dove l'ho testato? L'ho testato su 12 cappucci 6 e 6, stessa marca, stessa tipologia. È un cappuccio biondo a cuore, a punta, non a cuore, scusate. E dove l'ho testato per 3 volte, quindi il primo ho avuto una concimazione ogni 7 giorni, il secondo una concimazione ogni 15 giorni e le ultime 12 piante non hanno mai avuto concimazione. E vi assicuro che non sono piante né precoci né tardive né precocissime. Qualcuno di voi, quindi veterani del canale, diciamo i veterani che si è aperto da poco, che hanno visto il video dove creavo l'orto a inizio marzo, quindi per avere pomodori e zucchine a inizio inverno, dicono anche là li ho impiantati. Non sono gli stessi perché praticamente ho avuto un problema dove sono spariti, non so, credo che sia stato il grillo talpa che mi abbia mangiato la radice e sono morti tutti, quindi ho dovuto ripiantarli. Questi qua hanno all'incirca 4 settimane, 5, non di più, anche perché da quel video sono passati all'incirca 2 mesi. Ma la prima domanda che mi avete fatto su Instagram, perché ho postato una storia per chiedere se vedevate la differenza sì o no, una delle domande che mi è stata chiesta, mi ha chiesto: ma perché ti sei creato un concime? Mi sono creato un concime perché in commercio quelli là che si trovano, volendo potete berli come sciroppo per la tosse, perché sono inefficaci, cioè su un terreno e per quello che faccio io sono inefficaci. Cioè se avete un piccolo orto di 10 metri quadri va benissimo, ma un orto grande come il mio, quindi di 400-500 metri quadri, è sprecato. Un'altra cosa che mi avete chiesto su questo concime che ho creato io è: ma funziona a breve termine, a lungo termine? È un concime a lento rilascio o a lungo rilascio? Allora, uno, è un concime a veloce rilascio, quindi lo mettete una settimana ed è sparito perché è liquido. Dopo, è un concime a lunga durata, vi dura all'incirca una concimazione 15-20 giorni, quindi dovete farla ogni 15-20 giorni. Dopo dipende anche da pianta a pianta. Ad esempio, sulle zucchine e i pomodori, devo ancora provarla, su quelli esterni, ma in quelli interni l'ho già fatta. Alle zucchine l'ho fatta ogni 10 giorni e ai pomodori ogni 7, e ho visto che hanno cominciato a fare pomodori super. Ne ho già mangiato qualcuno e quindi quelli piccolini, datterini, perfetti. E su sedano, cipollotto, spinaci, insalate, tutte quelle famiglie là, l'ho utilizzato concimazione ogni 15 giorni, piante aromatiche, menta, timo, origano, tutte cose così, ogni 10 giorni, però bisogna diluirlo. Come si diluisce? Allora, per i cappucci, zucchine e pomodori l'ho lasciato così, quindi non l'ho diluito. Se ad esempio le piantine di zucchina, di pomodori, di cappuccio sono piccole, quindi le avete trapiantate in circa 10 giorni, io vi consiglio di dare un 300-500 ml per piantina. Se sono già grandi come quelli che adesso vedrete, che ho io, quindi all'incirca di queste dimensioni qua, che tra 3 settimane possiamo mangiarli, le zucchine sono quasi produzione e i pomodori anche, potete aumentare il dosaggio e quindi andare sempre con un litro ogni 10-15 giorni. Dopo dipende anche voi se avete fatto una concimazione appena piantate con dello stallattico e cose così. La concimazione che faccio io è perché ho concimato una volta appena trapiantate, quindi ho buttato un po' di concime, il terreno non era mai stato concimato prima con stallattico maturo, non maturo, cose così, e quindi diciamo questo qua è sia un arricchimento per le radici per irrobustirle,
e anche per rinvigorire la pianta come vegetazione e anche come produzione. Bene, bene, ora passiamo alla creazione. Avrete bisogno dello stallattico e una precisa quantità che vi lascerò qua sotto, perché devo andarla a pesare, e dopo avrete bisogno di una polverina che dopo, se guardate il video fino alla fine, la vedrete. Quello che avrete bisogno sarà un innaffiatoio, il concime pellettato, quindi lo stallattico può essere o di cavallo o di gallina, non cambia niente, la polverina magica e un secchio tacchettato da 12 litri. Io faccio da 12 litri perché ho questi secchi e quindi mi trovo bene con questo. Comunque voi, se fate un secchio da 15, 20, 30 litri, dovete fare il dosaggio, quindi dovete cambiare le percentuali e i grammi di polvere e di stallattico che inserite dentro. La prima cosa da fare è mettere la polvere, è una polvere bianca che sparisce in pochi secondi. La seconda cosa è mettere lo stallattico e la terza cosa ovviamente è mettere l'acqua. Infine, con un semplice bastone mescolate fino ad ottenere, diciamo, una sostanza di color marrone. Cercate anche di battere un po' in modo che tutto lo stallattico si muova per bene. Questa azione qua la fate circa per 5 minuti in modo da ottenere un risultato ottimo. Ok, dopo che abbiamo creato la pozione magica, comunque non guardare il disastro che c'è dietro, è che tra semine e altre cose che sto facendo, un po' la serra un po' in disordine. Infatti non vi faccio vedere la parte di là perché è una roba assurda. Vabbè, quando avete finito di mescolare, prendete un pezzo di nylon, un pezzo di cellophane, lo mettete sopra. Dovete lasciarlo fermentare per 2-3 giorni. Perché fermentare? Perché in modo che lo stallattico che avete messo dentro rilascia tutte le proprie sostanze nutritive subito, perché come sapete lo stallattico ha un rilascio a lungo termine, quindi 5 mesi. Così accelerate il processo di rilascio e in 2 giorni, 3/4, ce l'avete pronto. Allora, la differenza, vedete, questo qua ha avuto una concimazione ogni 7 giorni, questo qua ha una concimazione ogni 15 giorni e questo qua non ha avuto concimazione. Non so se riuscite a vedere la differenza di grandezze, ma anche lo sviluppo interno è molto maggiore sia di questo e sia di questo. Quindi questi qua sono le cose positive che portano alla pianta. Cioè, guardate questo, questo qua si vede che ne ha avuto un po' di più ed è enorme. Sulle zucchine, questo qua e questa l'hanno avuta ogni 7 giorni e ogni 15 giorni. Invece su queste l'hanno avuta ogni 7 giorni. Guardate, vedete quella zucchina là? È già la quarta che raccolgo così. E quindi ha aumentato di gran lunga la produzione. L'ho utilizzato anche sulla menta, cioè guardate che menta che c'ho. Cioè, se volete un video vi lascio qua la i in alto a destra su come avere menta così rigogliosa. Qua l'ho data ogni 15 giorni, mezzo litro, guardate che roba, stupenda. Ah, quasi dimenticavo. La polverina che ci metto io, diciamo la polverina magica che chiamavo nel video, è questa qua. È un prodotto di CIFO biologico per ortaggi idrosolubile. Questa, non sono stato pagato, ve lo dico già per dire queste cose, è ottima. CIFO, se vedi questo video, se vuoi magari mandarmi qualche prodotto, io sono sempre disponibile. È idrosolubile, potete darlo sia sul fogliare, però non ho visto che ci sono tante cose buone. Cioè, vi fa la foglia più verde e vi fa rigorosa più la pianta, però non è quello che vi serve a voi. Invece con cime dato, lì ci sono tutti i parametri comunque dietro che vi spiegano quanto dare per ogni litro, e sulle piantine è ottimo, cioè le produzioni cambiano da così a così. Quello che contiene dentro è un 15% di azoto, come vi ho detto, totale, un azoto nitrico all'8,5%, un azoto ammoniacale, quindi con l'ammoniaca, al 4%, un azoto ureico al 2,5%, e questi qua sono le parti dell'azoto. Quindi, come vediamo, è diviso in 3 settori. Questo qua è molto positivo. Dopo troviamo la cosa sbalorditiva: io non ho mai trovato un concime col 30% di potassio solubile, che è una cosa
quindi è molto consigliato, lo trovate in tutti i consorzi agrari. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato anche molto interessante, così magari una cosa nuova da sapere. E comunque questo concime qua non abbondate, perché sono andate a bruciare le piante. Io l'ho visto su una piantina che avevo messo in disparte, buttandola ogni 3-4 giorni / 5 giorni le bruciate. Quindi dovete utilizzare i dosaggi che vi ho dato io. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi su Instagram e Facebook, link in descrizione, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che vi prego, devo crescere, attivate la campanellina e ciao a tutti!